Continua ad accendersi il mercato delle formazioni di terza serie, molti i club che hanno la necessità di puntellare le rispettive rose. Lo svincolato Roberto Taliento, portiere del 1999, si avvicina al Monopoli. Zac Ruggiero, centrocampista italo-inglese classe 2001, piace alla Paganese. L'esterno destro Alessandro Gilli dell'Arezzo potrebbe passare in prestito al Bisceglie. L'esterno destro Nicola Turi del Bisceglie è vicino al passaggio al Foggia. A calcio di un difensore d'esperienza c'è il Catania che ha messo nel mirino Raffaele Schiavi del Cosenza. L'ex Salernitana, scadenza di contratto con i calabresi, è un obiettivo concreto. Renate e Monopoli stanno pensando a Gennaro Borrelli, attaccante di proprietà del Pescara, che al Cosenza non sta trovando lo spazio sperato in questo avvio di stagione. La Turris ha annunciato il prolungamento del contratto con l'attaccante argentino Franco Dadalt, che, assistito dall'agente Salvatore Bonomo, ha sottoscritto il rinnovo contrattuale della durata di 2 anni con scadenza nel giugno del 2023. L'attaccante Nicola Ciccone, in uscita dalla Pergolettese ma ex Catanzaro, è attenzionato da Novara ma anche da Virtus Francavilla. Il Teramo si contende con Modena e Livorno l'esterno sinistro Francesco Corsinelli, che sembra sempre più lontano dal Bari. Non ha trovato spazio in questa stagione Giuseppe Esposito con la maglia dei Pugliesi, per questo il club pensa alla cessione in prestito in questo mercato di gennaio. Il difensore è pedito da 3 club del girone C: Foggia, Cavese e Vibonese. Michele Emausso potrebbe lasciare il Catania in questa finestra di mercato. Il calciatore è stato accostato alla Turris, ma l'attaccante sarebbe un profilo che piace anche alla Juve Stabia. La Cavese ha attuato l'accordo per l'arrivo di Alessandro Gatto dal Catania. Il calciatore arriva alla corte di Salvatore Campilongo con la formula del prestito secco.